Ich glaube, in der Schweiz haben alle das Gefühl, dass wir genügend Shopping-Center. Penso che attualmente in Svizzera tutti abbiano l'impressione di avere un numero sufficiente di centri commerciali, ma malgrado ciò 10 sono in costruzione e altri 19 sono progettati. Alcuni saranno aperti nei prossimi 5 anni o ancora dopo, se verranno effettivamente edificati, mentre altri non verranno nemmeno costruiti. Ma noi vediamo che nell'insieme il settore è in continua crescita, una crescita importante, per questo sarebbe pensato che si riflettesse su come utilizzare i centri commerciali esistenti. I centri commerciali non dovrebbero essere costruiti ex novo, si dovrebbe piuttosto rivitalizzare quelli esistenti, utilizzarli meglio invece di crearne sempre dei nuovi. Questo invito va a tutti i proprietari o ai direttori di un centro commerciale. Un cantiere gigante nel cuore della Valle della Limmat, la posa della prima pietra per il previsto centro commerciale più grande della Svizzera. Nel 1960 Spreitenbach era ancora un paese di 2.000 abitanti, nel 1980 si calcolavano 300.000 potenziali clienti solo tra Baden e Zurigo. Il centro commerciale di Spreitenbach offre un numero importante di parcheggi e soprattutto uno spazio commerciale per 60 negozi, cinema e bar, al coperto e con aria condizionata. Ma il profitto non rimane solo al commerciante. Se le moderne città satellite non vogliono rimanere città dormitorio senza anima, hanno bisogno come il pane e l'acqua di centri in cui socializzare. Per quanto riguarda i piccoli negozi, registriamo questa tendenza. Troviamo piccoli negozi al centro della città, dove transita la gente, nelle stazioni ferroviarie, ad esempio, che sono luoghi di passaggio molto interessanti. Si deve poter fare gli acquisti prima di salire sul treno. Ci sono esempi in molte città, Lucerna, Berna, Zurigo, dappertutto. Questi sono negozi redditizi che avranno un futuro florido con una grande produttività. In Svizzera il terreno è un bene molto raro. Non abbiamo uno spazio infinito come è il caso in altri paesi. In America o nel Dubai possono costruire quello che vogliono ovunque. Da noi non è così. Noi abbiamo un territorio densamente urbanizzato e in questo caso è sensato e di aiuto avere la pianificazione del territorio e realizzare ciò che prevede. Ma bisognerebbe lasciare spazio anche al buon senso. Non occorre semplicemente imporre qualcosa, ma farlo a beneficio della popolazione.